Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del libro Nazen Dharanov. Per chi non conosce il dialetto, il romangolo di Poggio Imperiale, pubblicato in occasione del bicentenario dell'autonomia amministrativa del comune di Poggio Imperiale. Siccome la serata si prevede piuttosto sostanziosa, voglio subito iniziare la serata con Antonio Parisi. È un cantautore, viene da Apricena e ci allieterà con alcuni brani tratti dal suo repertorio musicale. Ci saranno dei brani di tradizione popolare, brani tratti dal suo CD che si chiama Mama, non Mama. Vieni Antonio. Ok, buonasera a tutti, mi fa piacere vedere una sala così numerosa. Diciamo che facendo questa tipologia di mestiere, che poi in realtà combacia anche con una passione, quindi diciamo che sono anche uno degli uomini più fortunati del mondo, diciamo mi fa un gran piacere vedere una sala così piena, a dispetto di tutto quello che si dice insomma sugli adulti. Mi fa piacere vedere che gli adulti partecipano molto più attivamente dei giovani. E questo è un grande esempio per noi, ecco, che siamo ancora in età un po' più bassa, diciamo così. Volevo ringraziare di cuore Massimo che mi ha pensato per essere qui questa sera. Volevo ringraziare tutto la città di Poggio Imperiale. E volevo fare un grande applauso all'autore del libro, il signor Chiaro Monte. Veramente un grande grazie, scusate le spalle, ma anche a tutti coloro che interverranno durante la serata. Ecco, parlerò poco, suonerò di più. Iniziamo la serata, così mi è stato richiesto, con un brano di Matteo Salvatore, che è del nostro territorio, e poi io ho il grande piacere di riuscire a cantare nel suo stesso identico dialetto. Magari lo farò in un modo un po' più riarrangiato, perché ecco, io non sono Matteo Salvatore, però è uno che ha fatto delle gran belle cose per il nostro territorio. Buon proseguimento di serata. Ma magna la puletta prima ma botte come lei.
troppo indietro. Niente chi è da me e triste chi è da da. Niente chi è da me e triste chi è da da. Fare da tutta tutta da 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 tutta tutta da. Fare da tutta tutta da 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 tutta tutta da. La vecchia ne può morire, un giorno può campare. Ce ne frega chi tocca tocca, c'è da picchiare. La morte ce ne frega chi tocca tocca, c'è da picchiare. Quando c'è zoppe, quando c'è ponte, venga insieme, venga in ponte. Ci arriva l'uomo degli anni, insieme da qua e ne punto da là. Pare da tutta tutta invito Alessandro Buzzerio per porgere il suo saluto. Alessandro è consigliere comunale con delega alla cultura. Ecco Peppino Tozzi, editore delle Edizioni del Poggio, è qui per il suo saluto. Vi siete mai chiesti qualche volta come si fa ad avere notizie del lontano passato? Io me lo sono chiesto diverse volte. Infatti la curiosità di conoscere il vissuto di tempi remoti mi ha sostenuto nel lungo percorso di ricerca che mi ha appassionato fino alla stesura di questo nuovo lavoro. Quando si vuole affrontare un simile percorso, bisogna armarsi di molta pazienza e fare un passo indietro nel tempo per capire, o meglio, comprendere gli accadimenti di oggi. Molti resti di animali, pitture, oggetti della vita quotidiana, testi scritti, palazzi, statue, armi, tutto ciò che del passato viene alla luce costituiscono reperti, preziosi documenti e fondi di un sapere nascosto. La storia locale oggi è diventata oggetto di rinnovata attenzione, risente del dibattito storiografico e percorre o mira a percorrere nuovi sentieri, privilegiando ad esempio aspetti della società rurale, delle classi sociali, della demografia storica, delle istituzioni ecclesiastiche, movimenti spirituali e così via. Mira in sostanza a delineare le condizioni e il modo di vivere, il tessuto delle azioni minute e quotidiane per recuperare la concretezza del passato. In questa prospettiva, la storia di una piccola officina, di una congregazione religiosa, di alcuni strumenti agricoli abbandonati in soffitta, di alcune masserizie usate dai nostri nonni, può essere più produttiva di opere di sintesi totalmente approssimative, come giustamente fa notare l'amico Lorenzo Bove nella sua presentazione, quando scrive ad un certo punto e dice: una foto, una frase, solo qualche punto di riferimento ed ecco aprirsi, come per incanto, un nuovo filone di materiale prezioso in quella immensa miniera che il nostro passato può ben rappresentare. Per esempio,
Se pensiamo di voler ricostruire la storia della nostra famiglia attraverso immagini di oggetti di casa, andando indietro nel tempo e sempre più lontano per scoprire la vita del passato e arrivare poi ad usanze, lavoro, festività, giochi, linguaggio, non è affatto semplice. Ci accorgeremo presto di non avere la maggior parte dei tasselli per completare il mosaico della nostra famiglia. Cominceremo quindi a chiedere notizie ai nostri genitori, ai nostri nonni, a chiunque avesse avuto il modo di incontrare il nostro passato. Una qualche ricerca storica parte dalla semplice curiosità che ci suscitano le cose note, per dilagare nel mare di informazioni orali, visive, materiali e così via, per arrivare con meticolosa valutazione del sommerso alla raccolta completa della nostra indagine di interesse. Chiunque volesse un giorno cimentarsi in un'attività di ricerca potrà scavare nell'intimo di persone che vorranno soddisfare le curiosità di chi vuole sapere, vuole conoscere, o scavare negli archivi di uffici, di enti che detengono documenti. Proprio questo ho cercato di fare in questo mio lavoro, una Senna di Terranova, cioè un pezzo di Poggio Imperiale oppure un angolo di Poggio Imperiale, riportando documenti che si innestano benissimo nella ricorrenza e nelle celebrazioni del bicentenario dell'autonomia amministrativa del comune di Poggio Imperiale. Il comune di Poggio Imperiale incominciò a funzionare il 1° aprile del 1816, 200 anni fa, ospitato nell'unico edificio sopraelevato di quel periodo, la Palazzina, che per il passato era servita all'amministratore del villaggio, Rocco Capozzi, alle dirette dipendenze del principe Placido Imperiale. Così leggiamo in un documento del 1820 che si trova nella sezione dell'Archivio di Stato di Lucera, alla voce Atti del Tribunale Civile di Capitanata Espropriazioni. Una sala di questa palazzina fu adattata per il gabinetto del sindaco e per le riunioni dei decurioni. Un'altra sala fu adibita a cancelleria ed un'altra ancora era stata preparata da servire contemporaneamente all'inserviente e come sala d'attesa. Naturalmente non sarò io a parlarvi del libro, lo faranno i relatori ed amici Leonardo D'Aluiso, Lorenzo Bove, Giugar Marcone, che ringrazio già anticipatamente. Io mi limiterò, come del resto sto facendo, ad introdurre l'argomento e a comunicarvi che ho cercato di trattare nel libro tre aspetti fondamentali della vita cittadina e della sua evoluzione storica avvenuta in questi ultimi 200 anni. Il primo aspetto, che è prettamente storico, riguarda la separazione amministrativa e religiosa di Poggio Imperiale da Lesina, ottenendo l'autonomia. Il secondo aspetto tratta della vita cittadina di quel periodo. Si entra quasi nelle case delle persone e si dialoga con loro. Il terzo aspetto evidenzia il vissuto di un tempo raccolto in versi e momenti di vita
che ormai stanno scomparendo o sono già scomparsi del tutto. In questo modo, Poggio Imperiale e i suoi dintorni tornano sotto i riflettori dei cittadini in occasione del bicentenario della sua autonomia amministrativa. Gli anziani ritroveranno momenti di vita vissuta, i giovani scopriranno la vita faticosa e i valori che hanno avuto i loro predecessori per apprezzarli e farli propri. Il 2016 è per tutti noi un anno in cui ogni evento, ogni manifestazione dovrebbe avere come punto di riferimento il bicentenario dell'autonomia amministrativa del nostro comune. In sintesi, noi dobbiamo intendere queste celebrazioni non solo come un insieme di festeggiamenti, ma come un'opportunità per rendere sempre viva e attuale, specialmente per i giovani, la scoperta delle proprie radici. Potrebbe essere un notevole esempio di amore per la propria terra, serio e completo, e divenire custodi tenaci di un valore che è essenza della vita stessa. Giovani, vedi che ce ne sono pochi, comunque sempre i giovani sono rivolti i nostri pensieri. Giovani, aspettiamo da voi una grande attenzione alla nostra piccola comunità. Voi riuscirete a darle il giusto contributo. Poggio è vostra perché vi appartiene, come vi apparteniamo noi tutti che siamo il prodotto delle sue radici naturali e culturali. Non dimentichiamo mai che anch'essa, questa nostra comunità, ha bisogno di tutti. Grazie. Io sono Maritiella, assai curiosa, da una cantina esca, da nata trase, quando ritorna a casa, tutta ubriaca, dica moglie mia, facimi la pace. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Vorrei coprir la tua bocca, tutti baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Pace non voglio fare, sono a diretta, se prima non mi dici dove hai stato. Io vado a lavorare, trasporto vino, lo beve e lo trasporto qui dentro di me. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino e tira il caffè. Vorrei coprir la tua bocca, ti baci, ti baci, ti baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Non vedo l'ora che viene Natale, può farmi una magnetta di maccarone, fammi scurda li guai e li cambiela, mi faccio una bevuta e tira a campare.